Glutine e lattosio, mi raccomando che mi muore. Ma vuoi che veniamo prima ad aiutarti? Sì, ciao, allora ci siamo anche noi per la cena, eh? Sì, si è rivelato anche Ale. Ok, ciao 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 ciao. Panico, siamo in otto. Ci sono cinque tipi di trentenni in cucina. Quelle che sanno sempre cosa fare. Quelle che tanto cucina il fidanzato. Amore, scusa, gli ordini di garofano? No, no, non sta suonando il citofono. Citofono. Quelle che ne sanno più degli altri. I pugnetti del riso sono due a testa più uno per la pentola. Non hai messo lo zucchero nella salsa? La pancetta nella carbonara. Quelle che tutto fumo e niente arrosto. E adesso la mia Royal Fruit Pie. La crostata di frutta. E quelle che si ricordano come è andata a finire l'ultima volta. Questo piatto fa schifo. È una delusione totale. Terribile. Sembra il cibo di cane. Come mangiare il sapone. C'è solo una persona che potrebbe aiutarmi. Se no, muoiono. Sogno Peronacci, Sogno Peronacci. Quindi Silvia, tu eri intollerante al glutine e al lattosio. Esatto, sì, anche il fidanzato alla Stefania non li può mangiare. Ti sto preparando una cenetta coi fiocchi. Non vedo l'ora, sento già un profumino. Tagine di pollo al curry con verdure e mele. E poi facciamo anche un bel riso pila, tutto senza lattosio. Fantastico. Posso fare qualcosa per te, Sonia? Allora, sì, ci sarebbe da tagliare il pollo a cubetti. Tu lo sai che c'è un ossicino qua in mezzo, vero? Sì. Lo sai? Sì. Ma non ti ho insegnato niente con le mie video? Nel pollo metteremo il curry, poi nel riso pila abbiamo la cannella, i chiodi di garofano e anche il cardamomo. Ma senti, Sonia, se sono più di sei persone, le persone che invito a cena, entro in panico. Vorrei sapere da te Qual è il segreto? Ma guarda, quello che posso dirti io è che tagliare il pollo, tagliare le verdure e prepararti gli ingredienti già pesati è una cosa che puoi fare tranquillamente prima. Così almeno quando ti devi dedicare veramente a cucinare hai già tutto pronto. Per la scelta delle ricette vai su Giallo Zafferano, mi è sembrato di come capire, faccio no? sempre. Quindi è già qualcosa di una salvezza. Se sai quando arriveranno i tuoi ospiti, decidi per tempo quando cominciare a preparare le cose un po' più lunghe. Silvia, guarda, è pronto il pollo, puoi buttarlo pure nella tagine. Guarda che meraviglia, che colore. Bellissimo. Ti faccio vedere un'altra cosa molto carina, la cipolla chiodata, che non è una cipolla rock, ma è semplicemente una cipolla alla quale applico dei chiodi di garofano e poi sentirai il profumo che rilasciano dentro il riso. Ecco, questa la facciamo leggermente soffriggere in modo che rilasci anche un po' di sapore nell'olio. Qui intanto possiamo aggiungere anche le altre verdure, quindi guarda. Peperoni, carote, zucchine. Aggiungiamo giusto proprio un pochino di brodo vegetale per non far attaccare sul fondo. Chiudiamo e ci dedichiamo al riso pila. Adesso la cipolla sta sfrigolando a posto. Spezziamo un po' di cannella e un po' di cardamomo, io ne metto poco perché è molto profumato. Chiudiamo e non dobbiamo toccarlo più. Quando vedi che tutto è evaporato, il riso è pronto. L'ultima cosa che dobbiamo fare, se il Sì. fuoco è basso, è aggiungere nella tagine le mele. Chiudiamo appunto la nostra tagine e aspettiamo la cottura. Non ci vuole moltissimo, ci vorranno un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, e tutto è pronto. Nel frattempo sarà pronto anche il riso, quindi hai visto? Perfetto. Cortissime. Ma ti è mai capitato di rovinare tutto poco prima dell'arrivo dei tuoi Sì, poi c'è sempre la ricetta di rimpiazzo, però a volte capita, no? Quindi il risotto, la pasta fatta velocemente. Diciamo che sono brava a Rimediare. rimediare, però spesso capita che sbagli la cottura oppure l'ingrediente non risponde completamente alle tue aspettative o te lo dimentichi, per esempio, sul fuoco e bruci qualcosa. È successo anche a me. Bisogna però poi avere il piano B. Esatto. A improvvisare, ecco la parola, sono brava a improvvisare. Beh, Silvia, che te ne pare? Mi sembra meraviglioso, Sonia, davvero. Sarai mica allergica anche al vino, No, eh? no, no, al vino no, assolutamente. A proposito, ma gli ospiti?
gli ospiti. Che ore sono? Mi sono addormentata. Tardissimo. Ah, ok, perfetto, posso farlo anche in padella.